Sono riuscita a conoscere me stessa fino in fondo e tutto questo mi ha aiutata a crescere a livello lavorativo e a imparare a conoscere gli altri in un modo che non avevo mai fatto. Effettivamente con questa conoscenza di me stessa sono riuscito poi ad entrare al meglio in un mondo che era totalmente nuovo e dove la parte pratica sicuramente ha un ruolo fondamentale. L'Accademia ITS Nuove Tecnologie della Vita di Siena ha voluto puntare su una metodologia particolare che si chiama Structogram. Fondazione Vita fin da subito ha voluto puntare non solo su quelle che sono le competenze tecniche e professionalizzanti, ma anche su tutte quelle competenze, soft skills, di cui i ragazzi per entrare nel mondo del lavoro ne hanno veramente bisogno. Ecco quindi l'approccio metodologico per inserire una comunicazione efficace all'interno dei percorsi ITS, che accompagnano i ragazzi nel loro processo di inserimento lavorativo. Una chiave fondamentale per presentarsi alle aziende, ma soprattutto per avere una comunicazione efficace all'interno del posto di lavoro. Le aziende su questo aspetto non hanno sicuramente tardato a darci degli feedback molto positivi. Sono molto felici di trovare non solo i tecnici giusti, ma anche il personale adatto che possa interfacciarsi con loro con la giusta maniera, con il giusto approccio, con il giusto metodo di lavoro. I ragazzi, d'altro canto, trovano grandissima aspettativa, grandissime esperienze all'inserimento del lavoro, ma soprattutto anche nei momenti di colloqui di lavoro, dove riescono a far venire fuori non solo la loro passione, ma la loro preparazione. Diciamo che è una metodologia della comunicazione efficace, fondamentale, affinché i ragazzi non siano solo dei bravi tecnici, ma siano anche dei tecnici al passo con l'azienda. L'ITS dalla sua parte mi ha dato la possibilità di conoscere degli aspetti di me stessa e del mondo lavorativo che l'università non mi stava dando e non stavo trovando neanche a livello personale, non stavo riuscendo a riconoscere. E sono riuscita a conoscermi meglio e a capire come adattarmi a determinate situazioni. E mi ha permesso anche di approfondire me stesso e capire come andare a rapportarsi con le varie persone che incontreremo nel mondo sia del lavoro che esterno. Giorno dopo giorno sono cresciuta io come persona e io come figura nuova in un'azienda. È riuscita anche a darmi tantissime, diciamo, nozioni importanti anche per il mio carattere. Mi è riuscito a capirmi come sono tramite anche un modulo sulla comunicazione. Sono riuscito a capire come parlare con le persone, capire come interfacciarmi. Sapersi relazionare, ovvero entrare in relazione. Quindi essere in relazione con qualcuno significa partire da sé, quindi conoscersi in modo approfondito per poi poter comunicare meglio anche con gli altri. E questo ha permesso loro, nelle 800 ore che svolgono in stage, di essere preparati, di affrontare il mondo del lavoro con le competenze specifiche di tipo sociale necessarie a non solo presentarsi in modo adeguato, ma anche a, come dire, mettere in risalto tutte le loro competenze tecniche. Questo mi ha dato quindi la possibilità di entrare in azienda senza rendermi conto della difficoltà che potevo avere e quindi riuscendo ad adattarmi in modo più facile e veloce anche. È un'esperienza straordinaria con ragazzi che, preparati per entrare nel mondo del lavoro, hanno avuto modo di acquisire competenze specifiche di tipo sociale proprio nella comunicazione efficace. Grazie a questo ho acquisito la capacità di relazionarmi in maniera efficace sia nell'ambito di un colloquio di lavoro, sia che poi all'interno del lavoro, quindi la comunicazione efficace tra colleghi. E questo è sicuramente un aspetto che aiuta molto all'interno del mondo del lavoro. Ho imparato particolarmente tutta la fase di ascolto e di sia ascolto verso gli altri che ascolto di me stessa. Questo è un metodo che ti va a fare un'analisi biostrutturale di te, cioè diciamo, ti fa capire tramite il metodo come sei te, quali sono i tuoi punti forti, quali sono i tuoi punti deboli. Se non ti conosci, poi è difficile farti conoscere anche da altre persone e capire anche come interfacciarsi. Ho capito che a livello lavorativo
essendo un ambito molto particolare e molto difficile a volte interagire con gli altri, ho capito come farlo nel migliore dei modi e come cercare di essere sempre comunque me stessa. Sapere per saper fare e saper essere. Ho instaurato un rapporto molto bello con i miei colleghi e fondato anche su un rapporto di fiducia che mi permette di lavorare in maniera più efficace e in maniera più tranquilla. Mi ha permesso di conoscere meglio me stessa e conoscere meglio gli altri, come approcciarmi anche agli altri, e questo mi ha dato la possibilità adesso di utilizzarlo automaticamente nel mio quotidiano. Sono competenze che mi porterò sempre con me perché mi hanno aiutata a capire come comportarmi con le altre persone e come comunicare in maniera efficace.